Mi aspetto di vedere appunto il percorso che si è fatto l'anno scorso dall'interno. Mi aspetto magari degli scenari dentro lo spogliatoio, magari durante le partite, qualche post partita, qualche pre. Signori, bentornati o benvenuti sul canale. Io sono Dario del Tel Darion e oggi in questo venerdì andiamo un po' a parlare della notizia del giorno, perché ragazzi, oggi è il Sarò con te Day, il titolo questo del film. È stato annunciato oggi finalmente il film sullo scudetto da parte del Napoli. Abbiamo visto il trailer, abbiamo visto la locandina, abbiamo visto un po' di informazioni sul film, quindi oggi andiamo a parlare un po' di questo. Vi ricordo come sempre innanzitutto l'iscrizione al canale, perché ragazzi qua se non ve lo dico non lo fate. Iscrivetevi perché è gratis e attivate poi la campanella. Detto questo, partiamo subito. E direi di cominciare dalla copertina. Una copertina che a me onestamente, tutto sommato, non dispiace assolutamente. Beh, diciamo il tema è appunto di Lorenzo che alza la coppa, il momento dell'alza la coppa al cielo capitano in quel 4 giugno dopo Napoli-Sampdoria. Quindi abbiamo un po' tutti i protagonisti che alza, diciamo che è il momento in cui viene alzata la coppa. C'è Spalletti, c'è questo scudetto col 3, mi fa piacere che nella locandina si sia dato spazio al gruppo e a Spalletti, perché onestamente temevo qualcosa, non so, una mania di protagonismo anche in questo caso da parte di De Laurentiis. Perché se, cioè, io mi ricordo ancora quando fecero il minuto di silenzio per Joe Barone, se non sbaglio, proprio adesso contro l'Atalanta, c'era la foto di Joe Barone con De Laurentiis che rideva. Quindi, proprio ecco, mi fa piacere che si sia dato risalto ai giocatori e a Spalletti. Sarò con te dal 4 maggio, solo al cinema. Penso che inizialmente si farà solo il cinema, poi sicuramente streaming di qua, streaming di là. All'estero, boh, non lo sappiamo che succede all'estero. 33 anni di attesa, un sogno nel cuore, Napoli torna campione. Quindi queste frasi ce le ricordiamo molto bene. Ora che guardo meglio, non vedo Kim in questa copertina, uno dei più importanti, non li vedo. Vabbè, comunque. Lasciando stare i dettagli, diciamo che in generale questa copertina non mi dispiace assolutamente. Andiamo adesso sul sito del Napoli, spostiamoci un attimo per vedere un po' qualche info in più. A un anno esatto dalla vittoria del terzo storico scudetto, dal 4 maggio arriva nelle sale Sarò con te, il film evento che celebra il Napoli. Con una grande festa al cinema per tutti i tifosi della squadra partenopea. Grande festa fino a un certo punto perché ecco, esce proprio in un momento, diciamo, non proprio di festa, ecco, mettiamola così. Da oggi online il trailer, ragazzi. Io il trailer non ve lo faccio vedere perché altrimenti rischio, cioè non anche che rischio, mi buttano giù il canale. Comunque, nel dubbio lo trovate su tutti i social del Napoli, veramente su tutti, c'è su Instagram, c'è su Twitter, su YouTube. Magari nel primo commento vi lascerò il link del video del trailer sul canale YouTube del Napoli. Sul trailer ci andiamo dopo perché c'è qualcosina che voglio dire. Allora, andiamo a leggere. Vabbè, biglietti indisponibili in prevendita dal 10 aprile. Fatemi sapere nei commenti se andrete a vedere il film oppure no, e ditemi poi il perché del sì o del no. A un anno di distanza dalla vittoria del terzo storico scudetto, dal 4 maggio arriva il film diretto da Andrea Boselli e prodotto da Filmauro di Luigi Aurelio De Laurentiis, che celebra la squadra parte 9. E vabbè. Oggi è uscito il trailer, biglietti disponibili dal 10 aprile, elenco delle sale su nexodigital.it, quindi per chi volesse informarsi basta che va su questo sito, nexodigital.it. Allora, andiamo un po' a capire che film è. Sarò con te è una reunion per tutti i tifosi per celebrare ancora una volta una vittoria e una città in festa, rivivendo sul grande schermo una gioia attesa per 33 anni, raccontata attraverso lo sguardo, le parole di giocatori come Capitan di Lorenzo, Anguissa, Zielinski, Kvara, Hakimi quindi ci sta nel film, Simeone, Juan Jesus, Elmas, Osimhen, vabbè, tutti i vari protagonisti per quanto riguarda i calciatori, personaggi del mondo dello sport, dello spettacolo, del giornalismo, come Cannavaro, Geolier, Toni Servillo, Silvio Orlando, Maurizio Giovanni, Salvatore Esposito, Luisa Ranieri, Marco D'Amore, Diletta Leotta addirittura, Paolo Condò, Robert Del Naja, Federica Zille, quindi anche diciamo protagonisti diciamo di DAZN, Pardo, Roncone, Francesco Repice, poi abbiamo Spalletti, Giuntoli, tutti i vari membri dello staff, Santoro, Lombardo e poi in ultimo
De Laurentiis. Ecco, una cosa che mi interessa del film è proprio questa qua, cioè raccontata attraverso lo sguardo e le parole dei giocatori. Cioè, ragazzi, da quando c'è stato lo scudetto l'anno scorso fino a oggi, comunque, di documentari, di video sullo scudetto del Napoli ne abbiamo visti a iosa. Io ne avrò visti almeno una trentina, però erano tutti video visti dall'esterno. Ok, quindi io dal film appunto del Napoli mi aspetto che venga raccontato lo scudetto dall'interno, quindi mi aspetto dei video ripresi nello spogliatoio, Spalletti e ragazzi che si parlano riguardo appunto lo scudetto, cioè mi aspetto di vedere proprio l'annata scorsa vissuta proprio dall'interno, dallo spogliatoio. Anche perché ragazzi, in questo modo tu vai a capire certe cose da un punto di vista migliore, ecco, vai a capire magari l'impatto che poteva avere Spalletti in certe situazioni, l'impatto di Giuntoli. Perché vi dico questo? Perché nel trailer si vede appunto uno spezzone dove c'è Spalletti che si incazza nello spogliatoio e sbraita contro i giocatori e c'era alle sue spalle Giuntoli. Quindi io mi aspetto di vedere in questo film l'importanza, l'impatto che hanno avuto Spalletti e soprattutto Giuntoli, perché vorrei avere anche una risposta verso tutti quelli addetti ai lavori e non che dicevano che Giuntoli è inutile, che non serve a niente, che l'allenatore non influisce tanto sulla resa di una squadra. Ecco, mi aspetto che il film risponda in maniera molto molto decisa su certe stronzate che si leggono e si sentono in giro. Il film riporta in pubblico la stagione calcistica 22-23, iniziata con la diffidenza e il malumore dei tifosi rapidamente trasformati in entusiasmo. Bello, che si sottolinea parecchio questa cosa, Iniziata con la diffidenza e il malumore. E ci mancava pure, raga, perché ci ricordiamo come è iniziata quella stagione. Tutti i big fuori. La tifoseria, diciamo, che era legittimata a vedere questa nuova stagione con diffidenza e malumore, ecco. Poi vabbè, trasformate in entusiasmo, e quello è stato sicuramente il merito di Spalletti, dei ragazzi e della società in generale. È allenata con grande autorevolezza da Luciano Spalletti. Mi piace che si sta dando il giusto merito a Spalletti, perché sapete, no, Spalletti e De Laurentiis si sono lasciati male quest'estate. Potevi magari aspettarti che nel film venisse un po' messo in ombra, venisse un po' offuscato, e invece finora vedo che comunque si sta dando il giusto merito a tutti. Trascinato dai gol di Osimhen, dalle giocate di Kvara, il Napoli domina la Serie A con un gioco spettacolare, lasciando i rivali a notevole distanza sin dall'inizio della stagione. Dal ritiro in Turchia, quindi evidentemente già lì, già durante il famoso ritiro che era a dicembre, De Laurentiis stava già pensando probabilmente a fare il film, perché si era, diciamo ragazzi, che a gennaio si era capito, non prendiamoci in giro, si era capito che avremmo vinto. Dal ritiro in Turchia, appena compreso che la stagione sarebbe stata quella giusta per concretizzare i traguardi ambiziosi, le videocamere hanno iniziato a seguire la squadra. Ecco, quindi dal ritiro in Turchia è partito il film per documentare la gloriosa stagione con immagini esclusive della vita di uno spogliatoio a cui nessuno aveva mai avuto accesso. Ecco, questo mi interessa, questo è quello che voglio vedere. Di conseguenza, ragazzi, tutto il pre-ritiro in Turchia in teoria non dovrebbe esserci, perché abbiamo appena letto che praticamente il film inizia dal ritiro in Turchia, quindi partirà probabilmente da lì e tutto il pre probabilmente faranno un riassunto, un qualcosa, però pare che il film inizi dal ritiro in Turchia. Nel girone di ritorno il Napoli continua a travolgere le avversarie giocando così bene che tutti si illudono di poter vincere la Champions League. Boh, con calma, vincere non lo so, potevi magari illuderti di poter arrivare in finale perché c'avevi il Milan, c'avevi poi l'Inter, poi sappiamo quello che è successo col Milan, Kvara che si mangia il gol al primo minuto all'andata, il rigore non dato a Lozano, l'arbitraggio un po' così. Però diciamo che sulla carta ti potevi aspettare una finale. Ma purtroppo il diavolo del Milan gli sbarra la strada e spegne i sogni di gloria degli azzurri. Il calcio toglie e regala emozioni infinite. Il Napoli si rialza il 4 maggio, vincendo il campionato con 5 giornate di anticipo, un risultato epocale. Diciamo che prima di quel periodo sappiamo che la fase finale del campionato è stata un po' così e così. Non si giocava più bene come prima, i risultati stentavano ad arrivare. Certi giocatori si sono inceppati, però a
avevamo un divario talmente impossibile da colmare che ormai, io me lo ricordo, l'anno scorso facevamo il giochino in quale giornata vinceremo matematicamente lo scudetto, perché ormai era soltanto quello, aspetta la matematica, ma si sapeva che sarebbe arrivato. E arrivò il 4 maggio. È il 4 maggio, la telecronaca di Repice, ragazzi, chi sa scorda più. Il film mette in scena un racconto più ampio della semplice cronaca sportiva. Ripercorre questa storia dall'interno dello spogliatoio attraverso le testimonianze esclusive dei protagonisti dell'impresa e della gente di Napoli. Ottimo, che decora le strade e i palazzi di azzurro per sancire ancora una volta il rapporto esclusivo tra la città e la sua squadra. Un sentimento che non si ferma tra i vicoli di Napoli, ma che riecheggia da New York a Londra, a Buenos Aires e tutte le città del mondo. Ecco, quest'ultima parte, il sentimento c'è, peccato però che questo sentimento non venga rispettato e... come posso dire? Cioè, ragazzi, lo slogan From Napoli to the World, no? L'ho detto un sacco di volte. Ma questo slogan non si è concretizzato. È rimasto un semplice slogan pubblicitario. Perché tu hai voglia di dire che ci sono tifosi in tutto il mondo, però questi tifosi è come se venissero un po' lasciati a loro stessi in certe occasioni. Per chi segue Azzurro Fluido sa benissimo di cosa parlo, perché ad esempio già la parte relativa alle magliette, al merchandising, per un tifoso che vive all'estero la maglietta è un problema prenderla. E mo per esempio no, il tifoso che vive a New York, come vedrà il film? Non lo sappiamo, può essere che faranno un primo giro solo nelle sale italiane e poi magari lo manderanno in streaming su qualche piattaforma online, non lo so. Però diciamo che quest'ultima parte, diciamo la fidelizzazione all'estero, è un punto su cui il Napoli dovrebbe lavorare parecchio, perché quest'anno non si è fatto proprio. Questo è quanto riguardo il film. Ora mi faccio un attimo grande... E chiudiamo il video. Allora, io come ho detto prima, mi aspetto di vedere appunto il percorso che si è fatto l'anno scorso dall'interno. Mi aspetto magari degli scenari dentro lo spogliatoio, magari durante le partite. Mi aspetto che ci siano molte scene dove ci sono Spalletti e Giuntoli che appunto fanno la loro parte. Mi aspetto anche delle scene con la dirigenza, sono De Laurentiis, che sicuro ci saranno, su quelle non ho molti dubbi. Mi aspetto in generale che ci sia un racconto nell'interno, perché dall'esterno sappiamo tutti, sappiamo bene come andare a finire. A me interessa, ecco, vedere Di Lorenzo, il capitano, che insieme a Spalletti fa il discorso alla squadra in qualche partita importante. Mi aspetto di vedere appunto questa convinzione all'interno. Quando è nata questa convinzione di poter vincere il campionato? Mi aspetto tutto questo, ecco. Io penso di andarlo a vedere il film, di andarlo a vedere, però ragazzi, cioè, io ho letto in giro, anche sotto qualche post sul canale, che comunque qualcuno legittimamente non vuole andarlo a vedere perché non vuole arricchire De Laurentiis. Io più che pensare questo la vedo sotto un altro punto di vista, cioè a me interessa vedere il film perché voglio capire certe dinamiche che ci sono all'interno dello spogliatoio, perché noi sappiamo che lo spogliatoio è un luogo sacro e inviolabile, e quindi a me interessa vederlo perché voglio vedere come funzionano le cose all'interno, non tanto perché voglio dare soldi oppure no a De Laurentiis. Quindi io penso che lo andrò a vedere perché mi interessa parecchio vedere come funziona il mondo del calcio dall'interno. Poi ognuno è libero di fare quello che vuole, ci mancherebbe altro. Penso che sia stato fatto un lavoro comunque importante, anche perché ragazzi, se è partito durante il ritiro in Turchia, quindi sarà partito verso dicembre 2023, se uscirà a maggio ci hanno messo comunque un bel po' di tempo, ecco, quindi sarà stato fatto sicuramente un lavoro importante. E quindi niente, sono curioso, ecco, di vedere cosa uscirà fuori dal 4 maggio. Fatemi sapere un po' la vostra nei commenti, se vi aspettate qualcosa di particolare, se andrete a vedere il film. Io vi lascio dicendovi appunto che adesso ci allacciamo un po' alla partita di domenica contro il Monza. Il report allenamento di oggi, ecco, adesso ve lo faccio vedere così. Ecco, allora, report allenamento 5 aprile, ci abbiamo Kvara e Mazzocchi qui. E essenzialmente due notizie importanti e una no. Quelle due importanti riguardano Kvara e Ngonge,
che hanno svolto lavoro in gruppo, quindi ci saranno domenica contro il Monza, da capire se partiranno dal primo minuto. Si era parlato di Ngonge qualche giorno fa dal primo minuto, vediamo. Kamara penso di sì. La notizia negativa è che Lindstrom ha svolto personalità in palestra, però non ci hanno detto per quale motivo. Lindstrom è a rischio non convocazione contro il Monza. Quindi detto questo, ragazzi, noi ci vediamo domani con il pre-partita di Monza-Napoli. Lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi, mi raccomando, che è totalmente gratis, e attivate poi la campanella per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei miei nuovi video. Detto questo, forza Napoli sempre, e noi ci vediamo domani.